Un saluto ai telespettatori di Antenna Sud e a quanti ci seguono sui nostri social e sui settimanali Lo Ionio e l'Adriatico. Sono trascorsi quasi 6 mesi dall'insediamento del governo Draghi. Mettere in sicurezza il paese e costruire le basi per un nuovo futuro, un futuro prospero. E chi meglio dell'onorevole Renato Brunetta, uomo chiave di Forza Italia e del governo Draghi, ministro della pubblica amministrazione, che abbiamo l'onore di ospitare nella rubrica L'intervista della settimana. Ben trovato, ministro. Grazie a voi. Ecco, partiamo da questa premessa. Quasi 6 mesi, si può tracciare un primo bilancio, il piano delle vaccinazioni e le riforme per lo sviluppo economico. Ma sì, si può trarre certamente un primo bilancio. Sulla parte sicurezza sanitaria, vaccinazioni, noi siamo all'ultimo miglio. Manca ancora pochissimo, 10 giorni di vaccinazioni a 500-600 mila al giorno. E abbiamo raggiunto l'equilibrio della sicurezza, e cioè l'immunità di gregge, abbiamo raggiunto la sicurezza rispetto alle varie classi di età, ormai sappiamo molto sulla pandemia, sul virus, sulla sua riproduzione, sulle varianti. Io penso che la partita non è chiusa, ovviamente, ma che ancora 10-15 giorni a 500-600 mila vaccinazioni al giorno, cioè a pieno regime, noi potremmo affrontare l'autunno in piena sicurezza. C'è la riapertura delle scuole che sarà in sicurezza, ci sarà il ritorno in presenza da fine settembre di tutta la pubblica amministrazione per accompagnare il boom economico che è in atto. E con questo rispondo anche alla seconda domanda. Vaccinazioni ultimo miglio, la parte economica. Siamo in boom economico. Stiamo crescendo al 6% su base annua. Mai successo nel nostro paese. Certamente c'è una parte di rimbalzo rispetto all'anno precedente che era stato tragico, ma c'è anche una componente di credibilità del paese. Draghi, suo governo, le riforme, l'Europa. Perché vede, siamo in boom economico, lo dico un paradosso, senza aver ancora speso un euro delle risorse europee. Siamo quindi in boom economico con le nostre risorse, con la nostra politica, con la nostra politica economica, con la nostra credibilità riacquistata sui mercati internazionali. E immaginiamo cosa potrà succedere nei prossimi mesi con la piena realizzazione delle riforme, semplificazione, giustizia, reclutamento, ci sarà la riforma sulla concorrenza. Ecco, cosa potrà succedere quando nei prossimi mesi entreranno in vigore tutte le riforme approvate e quando si cominceranno a spendere i primi 25 miliardi, quelli che ci sono arrivati ma che non sono ancora stati spesi. Quindi noi possiamo pensare, io l'avevo previsto un po' di mesi fa, che non solo quest'anno si crescerà al 6% e forse anche qualcosa di più, ma anche l'anno prossimo si potrà crescere su questi valori. Il tutto in 2 anni avremo recuperato, più che recuperato, quello che abbiamo perso nel 2020. Ecco, a proposito di fondi, Ministro, in Puglia, nel Mezzogiorno, la quota del 40% è blindata o ci sono dei rischi? L'abbiamo detto, l'ho detto oggi in un'intervista, sono circa 90 miliardi. Vede, sono blindati, sono per il Sud, adesso però bisogna che il Sud sia capace di spenderli. Io parlo alle donne e agli uomini del Sud, alle classi dirigenti, agli amministratori, parlo ai miei amici del Sud. Adesso si farà la vostra nobilitate, cioè le risorse ci sono, adesso bisogna spenderle presto e bene. Ecco, ci sono già tutti i progetti, bisogna fare i bandi, bisogna attuare i bandi, bisogna reclutare i tecnici preposti alla realizzazione dei progetti. È un'operazione complicata, ma se riusciremo tutti insieme come paese a realizzare e a spendere queste risorse nel Sud, vede, il Sud ha delle riserve di crescita enormi, inespresse, che possono guidare la crescita di tutto il paese e dell'Europa. Ecco,
riforme epocali, semplificazione e reclutamento. Partiamo dalla semplificazione. E quindi come rafforzare, diciamo, la capacità amministrativa e la qualità delle persone nel lavoro della pubblica amministrazione? Ma vede, noi abbiamo una transizione in corso che è quella digitale. Ce ne accorgiamo tutti i giorni. Se questa transizione digitale non ha in parallelo una semplificazione coerente, la semplificazione e la digitalizzazione vanno in contrasto. Per cui occorre che semplificazione e digitalizzazione vadano di pari passo. Per cui una procedura digitalizzata deve essere anche una procedura semplificata, con tempi certi. Per questo il silenzio assenso, per questo i poteri sostitutivi, per questo gli appalti riformati. E cioè tutto il processo amministrativo semplificato deve essere permeato della digitalizzazione, e questo darà origine a una nuova pubblica amministrazione nei confronti delle famiglie e delle imprese, più efficiente e direi più gentile, più efficace, più gentile, più capace di rispondere in maniera immediata ai bisogni delle persone. Ecco, il reclutamento, quindi decine di migliaia di assunzioni solo legate al piano nazionale di... Ma no, ce ne sono due ecco, linee. La linea PNRR, sono 230 miliardi che hanno bisogno di tecnici per gestire i progetti. Ma poi c'è tutto il superamento del blocco del turnover, dei 3 milioni e 200 mila dipendenti, turnover vale a dire ricambio tra uscite e entrate, che è stato bloccato da 10-15 anni, che invece adesso ho riaperto. E quindi ci saranno centinaia di migliaia, circa 100 mila all'anno di nuovi dipendenti pubblici ordinari a tempo indeterminato nei comuni, nelle province, nelle regioni, nello Stato, nelle agenzie, che dovranno essere reclutati, e saranno reclutati attraverso la modalità semplificata dei concorsi che ho sempre introdotto, vale a dire concorsi digitali, una prova scritta, un'eventuale prova orale, per reclutare in 3 mesi, non più in 4 anni, 3 mesi. I nuovi dipendenti pubblici. Questa è l'altra grande sfida, e tocca ai comuni, alle province, alle regioni, allo Stato, ai ministeri, alle grandi agenzie, bandire i concorsi, bandirli nel più breve tempo possibile. Abbiamo avviato il portale del reclutamento, il sistema più moderno esistente al mondo, modello LinkedIn, per chiedere a tutti gli italiani di mettere il loro curriculum dentro questa piattaforma, e saranno poi gli enti locali, lo Stato, le agenzie, i ministeri a usare questa piattaforma per selezionare attraverso i concorsi il nuovo personale. Quindi noi potremo avere 100-120 mila nuovi dipendenti pubblici dal lato ordinario, e potremo avere 30-40-50 mila all'anno contratti a termine per gestire il PNRR. Questi sono due filoni: da un lato il filone ordinario di ricambio ordinario dei 3 milioni e 200 mila dipendenti pubblici, dall'altro i tecnici con contratti a termine per gestire i progetti del PNRR. Ecco, torniamo alle semplificazioni: super bonus 110%, efficientamento energetico e antisismico. C'è chi lamenta qualche intoppo nelle procedure? No, si sbaglia. L'intoppo c'era prima. Con la semplificazione è stato semplificato tutto, basta una CILA, cioè una comunicazione di inizio lavori, e si ha il bonus. Non ci devono essere asseverazioni di alcun tipo, quindi tra l'altro dai primi dati c'è un'esplosione di domande del bonus 110% per l'efficientamento energetico delle nostre case, dei nostri condomini. Vedrà, i prossimi dati arriveranno tra qualche settimana, ci sarà il boom delle domande del bonus 110% grazie proprio alla semplificazione introdotta dal mio decreto. Per il comparto edilizio sicuramente una spinta notevole. Lei sa che l'edilizia ha il più grande potere di attivazione intersettoriale nell'economia. Un euro speso in edilizia vale 3 euro di PIL. Esatto.
possiamo andare in politica lì, politico, economista, accademico, da politico Renato Brunetta, questo centrodestra, ecco, lì è notoriamente per un centrodestra liberale, su questo, diciamo, su quest'asse di... Se tutti si iscrivono al Partito Popolare Europeo, io sono felice. Il Partito Popolare Europeo è il partito che ha guidato l'Europa, che guida l'Europa, cui appartiene Forza Italia. Se Salvini e Meloni chiederanno di iscriversi al Partito Popolare Europeo, abbiamo costruito l'unità del centrodestra. Con Fratelli d'Italia resta ancora qualche distanza? Ma guardi, io sto bene dove sono, dentro il Partito Popolare Europeo, dentro Forza Italia. Ho visto per esempio una grande maturazione in Matteo Salvini nella sua appoggio al governo e nel suo europeismo, io ci credo fermamente, e devo dire che la Lega dentro questo governo è fondamentale. Mi è dispiaciuto per Giorgia Meloni, anche se fa un'opposizione seria e responsabile, e per avere un centrodestra unito e non segmentato occorre avere ovviamente valori comuni, obiettivi comuni, una politica estera comune, una politica economica comune. Ecco, su questo è il percorso da compiere insieme, con un processo di coordinamento che sarà a livello di partito, a livello parlamentare e a livello di governo. Ecco, a proposito di politica estera, Ministro, c'è questa spada di Damocle dell'Afghanistan. Ecco, cosa vede lì in prospettiva? Io vedo che è un grande pericolo per un neo-isolazionismo degli Stati Uniti, e questo vuol dire però una maggiore responsabilità per l'Europa e per l'Unione Europea. Dobbiamo imparare a fare da soli, per la nostra sicurezza e per la nostra politica estera. Quindi il neo-isolazionismo degli Stati Uniti è un problema, ma questo vorrà dire più responsabilità in politica estera dell'Europa come tale. Ecco, lei aveva una grande passione, quella di fotografare. Ci fa un click sulla Puglia? La Puglia, la luminosità, la luce, c'è una straordinaria luce in tutti i momenti del giorno, dall'alba che ho visto al giorno pieno con una forza spaventosa alla dolcezza del tramonto, la luce. Se ritornassi ad essere bravo come ero da ragazzino a fare le fotografie analogiche, non in digitale, ecco, mi piacerebbe misurarmi con questi momenti, l'alba, la pienezza della forza del sole e il tramonto. E con click lo chiediamo anche all'onorevole Mauro Dattis, che è il commissario regionale di Forza Italia. A questo punto la Puglia, con le sue province, non deve fare altro che trovarsi pronta alle opportunità del PNRR, delle riforme sulla semplificazione, delle riforme che prevedono il reclutamento di personale della pubblica amministrazione. Insomma, ha tutta questa serie di provvedimenti che sta dando l'opportunità al nostro Paese di ripartire e di ripartire in maniera strutturale. Cosa intendo dire? I porti, il porto di Brindisi, il porto di Taranto, il porto di Bari, per esempio, sono destinatari di grandi investimenti infrastrutturali derivanti proprio dal PNRR, dal cosiddetto Recovery Fund, dai soldi dell'Europa. Bene, quelle infrastrutture si devono fare subito e devono servire ad occupare banchine con investimenti economici, dando la possibilità agli investitori di intervenire e non bloccando queste opere a livello locale. C'è una grande responsabilità della classe dirigente pugliese, dei sindaci, che ovviamente devono capire che il campanile ora vale la pena sacrificarlo per favorire gli investimenti in tutta la regione. Noi come parlamentari di Forza Italia abbiamo contribuito a questo PNRR con tanto alla Camera, tanto in Senato, ma anche in Europa con i nostri europarlamentari del Partito Popolare Europeo. Lo abbiamo fatto anche in Regione con il nostro gruppo consigliare regionale, perché la Regione ha un ruolo fondamentale in questo senso. Lo facciamo con i nostri sindaci, con i nostri consiglieri comunali. Per questo la presenza di Renato Brunetta suggella questo impegno a tutti i livelli. L'onorevole Andrea Caroppo del Partito Popolare Europeo, è un parlamentare di punta della Puglia. L'Europa
forte ha bisogno di un'Italia forte e di una Puglia forte per poter mettere in concreto le riforme avviate. È un momento storico per l'Italia e in modo particolare per il Sud. Occasioni di questo tipo, non voglio scadere nella retorica perché magari tante persone sentono parlare dei fondi del PNRR e pensano che sia un'esagerazione, ma è davvero per il Sud è un treno decisivo, non accadeva da decenni, in cui è possibile colmare il gap che abbiamo con il resto d'Italia, ma soprattutto con il resto d'Europa e del mondo. Per farlo abbiamo necessità di seguire una roadmap stringente. Oggi la presenza del ministro Brunetta sta anche a significare quanto, assieme alle tante riforme di cui si discute in questi giorni, alla riforma della giustizia, alla riforma della concorrenza, ci sarà, serve una riforma per mettere persone giuste nel posto giusto. E anche al Sud le nostre amministrazioni comunali, regionali, provinciali avranno uno strumento attraverso il decreto semplificazione, il decreto del reclutamento, per reclutare tra virgolette le migliori intelligenze del Sud, le migliori intelligenze pugliesi in questo caso, mettere a disposizione la pubblica amministrazione e provare a fare questo miracolo che dopo una grande crisi e una grande pandemia siamo chiamati a fare. Ecco, colmare il gap con il Nord significa soprattutto accelerare sul piano delle infrastrutture in Puglia. Infrastruttura è un assetto decisivo. La nostra stagione turistica sta a dimostrare l'appeal, l'interesse che la Puglia ha con un lavoro sinergico fatto a tutti i livelli. È fondamentale però continuare ad investire soprattutto su una facilità di movimento affinché i turisti ci vengano, ma non solo, perché poi punteremo alla destagionalizzazione, ma è fondamentale che ci sia uno sviluppo dell'intero settore produttivo, quindi un'infrastruttura per permettere a tutti i pugliesi che non solo vivono di turismo una mobilità adeguata al passo coi tempi. Quindi per questo, oltre alla capacità di spesa, su cui devo dire in generale come sistema Puglia possiamo ritenerci soddisfatti, nel senso che risorse non le perdiamo, a parte lo scivolone sul PSR che stiamo recuperando sui fondi dell'agricoltura, le risorse non le perdiamo, ma a questo punto è fondamentale avere una qualità della spesa e l'impegno da parte anche del PPE nelle sue articolazioni sarà quello di avere una qualità della spesa che davvero possa essere un'occasione di rilancio. Molti non lo sanno, ma l'onorevole Renato Brunetta ha origini pugliesi. Ma dicono 600 famiglie di allevatori di cavalli in quel di Monopoli, un fatto di sangue, amore e gelosia, e il mio avo dovette fuggire perché si rese artefice di un doppio omicidio della moglie Felifraga e dell'arciprete, almeno questo raccontano le cronache, si rifugiò a Venezia e da Venezia andò ad allevare cavalli in quel di Prata di Pordenone. La mia famiglia ha questo percorso, Monopoli, Venezia, Prata di Pordenone, allevatori di cavalli. Ministro, il suo saluto ai telespettatori di Antenna Sud e a quanti ci seguono sui nostri social e sui nostri settimanali Rione Adriatico. La ringraziamo per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi.